Io questo video lo intitolerò matematicamente per forza di cose, proprio non si scappa da questa cosa, l'unducible. L'unducible. Perché c'è una certezza nella vita, che un quadrato è sempre positivo tutto al più nullo, mi diceva il mio prof di matematica al liceo, ovviamente se escludiamo i numeri immaginari, ed è l'unica certezza che avrai nella vita. La seconda è che se la Juventus gioca con in panchina un secondo allenatore, Martuscello col Napoli, Landucci con la Roma, Landucci con la Sampdoria, la squadra segnerà 4 gol. Quindi una certezza matematica è una certezza di campo. Dopo il Martuscello Ball, il Landucci Ball. Perché stasera veramente, ragazzi, la partita è stata gestita benissimo dalla Juventus. Siamo stati efficaci, siamo stati belli. Un mi piace, come al solito, a questo video. Voglio partire subito dalle cose che non mi sono piaciute. Perché sono meno, facciamo prima e poi ci divertiamo, ce la godiamo tutti insieme, perché stasera te la devi proprio godere. Non mi è piaciuto non vedere davvero dall'inizio né Caio né De Winter come pronosticato, ma soprattutto Caio, perché Caio fa parte della rosa prima squadra della Juventus, quindi è un calciatore a tutti gli effetti appartenente all'organico e almeno in partite come questa mi sarebbe piaciuto vederlo dall'inizio. Poi in realtà anche sulla sua prestazione, che è vero è stata breve ed è un'altra cosa che non mi è piaciuto, è stato proprio il fatto che non abbia avuto più minuti. Perché sul 2-0, per dire, non avrei inserito Chiellini, Dybala, non li avrei inseriti punto, perché era un rischio in vista Milan, e probabilmente avrei inserito davvero qualche ragazzino in più per vederli un po' di più in campo. Sul risultato di 2-0 contro questa Samp, che è stata veramente poca roba, questo lo dobbiamo dire, li avrei voluti vedere un po' di più. Quindi queste sono le cose, tra virgolette, negative che mi porto via, perché davvero in queste occasioni credo che sia giusto dare anche un po' più di spazio rispetto a quello che abbiamo visto stasera. È un passo in avanti, un piccolo mattoncino che mettiamo, credo ancora troppo poco. Passo alle cose che mi sono piaciute. Allora, l'altra sera, per dire, con l'Udinese vi ho detto una roba che non mi è piaciuta, è stato quando sei 2-0 a pochi minuti dalla fine contro un Udinese che è stata veramente pochissima roba, come la Sampdoria questa sera, non ci sta a gestirla e basta la palla, perché potevi benissimo andare a farlo il 3-0, avevi tutte le possibilità di farlo, tutte le carte in regola per farlo, l'impeto della partita corretto, la squadra che comunque girava senza creare chissà quante occasioni, ma la possibilità di fare male a un Udinese che era sconsolata, perché per quel poco che hai fatto tu l'altra sera avevi fatto sicuramente, enormemente, tremendamente, esponenzialmente meglio di quell'Udinese. E non mi era piaciuto quel voler gestire la palla. Poi sono scelte. Però stasera non l'hai fatto. Stasera non l'hai fatto. Io con la Roma ho detto non mi esprimo perché abbiamo visto veramente troppo poco. E quindi non so se è il discorso Allegri-Landucci. Inizio a pensare davvero che Landucci abbia chiesto una cosa diversa da quella che chiede Allegri di solito. Perché ormai lo si può prendere in considerazione. Fermo restando che per 70 minuti a Roma, anche se c'era Landucci in panchina, Juve ha fatto una partita tremenda, però poi ha avuto la possibilità di recuperarla e stasera veramente credo una delle migliori partite della stagione. Le due migliori partite della stagione sono la vittoria per 4-2 sullo Zenit e questa. Le due partite migliori. Poi c'è quella in campionato in cui facciamo 4 gol con la Roma per 60, 70, 65 minuti. Male, male, male. Quindi questo mi è piaciuto. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo e non posso fare a meno di dirlo è finalmente, ragazzi, Locatelli Arthur, cioè finalmente. Io sono anche sorpreso dal fatto che abbiamo provato per la prima volta il 18 gennaio 2022, perché capisco che Arthur sia arrivato infortunato, capisco che fosse magari fuori condizione, però qua il rischio era veramente di venderlo senza aver mai provato i due centrocampisti più tecnici, qualitativi e che ti danno un palleggio. Stasera hai visto un palleggio, ragazzi, la Juventus stasera ha palleggiato in una maniera divina, Cioè, poi a me sembra che si incastrino proprio bene per caratteristiche, perché Locatelli può essere anche lo scudiero di Arthur, oltre al fatto che Locatelli quando si alza di 15-20 metri, ragazzi, lì davanti mi sembra veramente un bel giocatore. Già è un bel giocatore quando è 15-20-30 metri più indietro, che devi impostare, si inserisce tra i centrali, a maggior ragione quando vai a dialogare con le punte, va a riempire l'area di rigore, un'altra cosa che solitamente non facciamo. Io
mi immagino la stessa disposizione, schieramento tattico, perché come vi dicevo qualche settimana fa, se non abbiamo ancora gli uomini chiave come titolari, lo schieramento sì, perché è da inizio anno che o è questo, quindi 4-4-2, 4-2-3-1, chiamatelo come volete, oppure il 4-3-3, una delle due, e tra l'altro il 4-3-3 veramente poco utilizzato nel finale del 2021 perché non c'era Dybala. Quindi lo schieramento sarà questo. Ma immaginatevi McKennie che fa quel lavoro tra le linee che abbiamo anche analizzato l'altro giorno nell'analisi tattica al posto di Rabiot. Che McKennie ti dà tanto di più di Rabiot. Tanto di più rispetto a Rabiot. Con Locatelli e Arthur in mezzo al campo a gestire i palloni. Perché non è un caso se una delle partite, e lo ribadisco, ci tengo a sottolinearlo, dall'altra parte veramente una Sampdoria tremenda con tutti i limiti del caso. Sono riusciti anche a farci gol. Ma non è un caso che per la prima volta in cui dai continuità perché così tanti minuti a quei due centrocampisti lì, la squadra inizia ad avere una manovra più avvolgente. Poi arriva anche la partita in cui giochi con Locatelli e Arthur e magari vai male, però c'è poco da dire. Quando metti insieme i due giocatori più pensanti, dato che il calcio di Allegri è un calcio di principi e non di schemi, perché Allegri lascia tanto ai principi, quindi tanta libertà, tanta, no, non interpretazione, ma tanta consapevolezza nei calciatori, perché tanti mi parlano di improvvisazione, ma non è quello. Allegri, lavorando per principi, cerca di dare un'impronta alla squadra, creare una squadra pensante, in modo che i calciatori possano avere da loro la facoltà di muoversi a seconda di quella che è la posizione o la giocata che ritengono più idonea. Poi è ovvio che qualcosa viene preparato, però il calcio di Allegri è molto più libero rispetto al calcio di Sarri o al calcio di Conte. Li abbiamo visti tutti e tre, no? Sulla panchina della Juve. Lo stesso Sarri ce l'ha detto tante volte: organizzo la squadra nei primi 70 metri con gli schemi, poi negli ultimi 30 lascio libertà. Invece Allegri lascia libertà praticamente a tutto campo. Poi è ovvio che ragiona sulla fase difensiva, perché quella la devi aggiustare. Ora, noi non siamo ancora perfetti, ma la prestazione di stasera, in cui non abbiamo rischiato niente, non l'abbiamo giocata con la voglia di concentrarci prima sulla fase difensiva. E mi è parso vedere la stessa roba che abbiamo visto con la Roma, e cioè giocare al di là del risultato, fregandosene del risultato. Ma non perché non sia importante, perché per me rimane la cosa più importante, ma perché c'era più libertà di testa. Con la Roma, io lo ribadisco, la Roma si suicida. La Roma fa una roba assurda. Però la Juve ci crede e la Juve decide che è ora di andarle a vincere quelle partite. Sembra sempre invece in alcune partite di giocare col freno a mano tirato, con la consapevolezza che sì, qualcosa può succedere, però occhio, occhio. Ed è il famoso, secondo me Allegri ancora non si fida totalmente di questa squadra, che vi dico da qualche tempo a questa parte, no? Io c'ho questa cosa in testa. Finché Allegri sotto macchina della verità non me la conferma, io continuo a ribadire, secondo me Allegri non ha piena fiducia in questa squadra. E forse anche il fatto che entrino Dybala, Chiellini, e che stasera parta la formazione titolare invece che qualche giovane al loro posto, ancora segno che è probabilmente per prepararla col Milan, perché stasera Allegri era in tribuna, quindi dalla tribuna si vede meglio, e io credo che abbia voluto puntare su Locatelli Arthur proprio per questo, vederla da posizione privilegiata per capire se questa roba può funzionare nella sua idea di calcio. Secondo me sì, ma lo dico da quando è arrivato Allegri, perché in tanti hanno sempre detto sì, ma Arthur non è il calciatore ideale per Allegri. Invece secondo me è proprio il calciatore ideale per Allegri, perché Allegri lo dice sempre: una squadra che gioca bene tecnicamente, una squadra che grazie ai principi riesce a esprimere un calcio pensante. Arthur è il cervello, Arthur è bravo tecnicamente ed è cervello. Come può non essere un calciatore per Allegri? Poi che magari voglia un altro tipo di calciatore davanti alla difesa, questo è un altro discorso. Ma Arthur, ragazzi, Arthur sa giocare a pallone, Arthur sa che cosa si deve fare. Poi mi è piaciuto Dybala che entra e fa gol, esulta. Dybala che sul rigore lo lascia Morata. Alvaro non l'ho visto proprio tranquillissimo, ma secondo me ha fatto anche una buona partita. Mi ha finalmente fatto gol su punizione dopo 2477 anni, anche questo mi sembra una cosa buona. Contento anche del gol di Rugani, che veniva da un filotto di titolarità imprevedibile, imprevista anche se vogliamo, e probabilmente da breve, tra qualche giorno, tra qualche giornata, non lo vedremo più titolare, quindi sono contento che sia culminato anche col gol di un professionista serio come Daniele, che zitto, muto, lavorare quando c'è bisogno gioco, se no giù, è logico nelle squadre di calcio. Queste cose ci sono. Mi è piaciuto molto Ake,
mi è piaciuto molto, 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 anche, vi dico molto più di Caio. L'impatto mi è sembrato migliore quello di Akè rispetto a quello di Caio. Quindi, bene, io stasera mi porto a casa davvero un sacco di belle cose e di cose positive. Sono molto contento. Voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Poi magari c'è anche qualcos'altro di positivo che adesso non mi viene in mente, ma bravi ragazzi. Stasera si va letto contenti.